Presidente, il fatto di avere due partite della nazionale ad Ancona può essere una ragione che darà una spinta al movimento della pallavolo nelle Marche? Questo è certo, sicuramente. C'è un movimento che è molto radicato e fiorente in tutta la regione, quindi noi vorremmo così. Abbiamo acquisito con orgoglio l'impegno che, l'incarico che ci ha dato la Federazione Centrale di organizzare questa manifestazione. Ringraziamo la regione che ci è stata a fianco e ci ha permesso di affrontare serenamente tutto l'impegno e sicuramente. Speriamo con questo di gratificare tutto il movimento, tutti i nostri giovani che praticano questo sport. Il movimento è in crescita nelle Marche? Sì, stiamo riprendendo numeri veramente interessanti dopo la pandemia che ci ha segnato un po' nei numeri, stiamo riprendendo una grande, siamo oltre i numeri precedenti, 13.500 sono i nostri tesserati atleti, un'età media intorno ai 16-17 anni, quindi ecco questo è l'impegno che abbiamo noi anche di, oltre di insegnargli la tecnica del gioco, il divertimento, di impegnarli in quelle 6-7.000 incontri che facciamo durante la stagione agonistica in regione. Di impegnarli così nella loro formazione e nella loro crescita.